Buonasera. Ci siamo? Buonasera. Ciao Francesca. Ciao Veronica. Siamo in tre. Aspettiamo un altro po' che arriva. Scusate che arriva qualcun altro. Ciao Eli. Ditemi quando comincio. Ciao Lucia, qualcuno sta arrivando. Dai, sono le 21 adesso. Ancora un paio di minuti per far arrivare le persone, dai. Oggi ho anche l'altro telefono, così vedo anche i commenti quando posizionerò il telefono sulla scrivania. Almeno posso guardare i commenti. In differita però, eh. Ecco Rossella, Lucia, Roberta. Ciao. Ciao. Ancora un minuto e poi cominciamo, dai. Ciao Annalisa. La mia amichetta che mi segue sempre. Ciao. Allora, siamo 9. Ciao Carolina. Sì, ci vediamo in differita. Sì. Allora io direi che possiamo cominciare perché il progetto non è semplicissimo. Adesso metto il telefono sulla scrivania così vi faccio girare un attimo la testa e vedete già il progetto. Si vede la scrivania? È un onore, meno male. Sei di parte, Annalisa. Allora, vedo che però è storta la scrivania. Quindi lo devo risistemare. Come lo sistemo? Vediamo un po'. Scusate, eh. Sto facendo le prove per vedere come sistemare il telefono. Per farvi vedere bene. Però perché? Si vede storto? Non capisco. Aiutatemi.
Perché? Si vede sempre storto. E allora così. Scusate, eh. Non ho fatto le prove. Ho fatto le prove prima e sembrava che funzionasse tutto. Così? Come mi vedete? No. Devi girare il telefono forse. Sì, lo devo sto girando. Però così è ancora storto. No, allora da questa parte, così. Vediamo. L'ultima volta per girare il telefono 200 volte ho fatto la chiamata di emergenza, eh. Speriamo che non succeda pure stasera. Dovrebbe essere così. Perché l'ho girato in tutti e quattro i versi. Ci siete? Ci siete? Devi tenerlo orizzontale qualche secondo. Così dovrebbe esserci. Si inquadra la scrivania. Secondo me è così. Dovrebbe essere così. Si vede l'astuccio, vero? Si vede lo schifo della scrivania. Ok, dai. Io diciamo che penso che ci siamo. Penso che ci siamo. Dovremmo esserci. Vabbè. Si vede tanta scrivania. Però va bene. Il progetto è questo. Lo vedete? È il carretto che si apre, anzi, questo qui veramente si sfila proprio. E dentro ci stanno gli ovetti di Pasqua, ma potrebbe essere anche utilizzato per altri scopi. Senza ovetti, levate il Buona Pasqua e lo riutilizzate per qualsiasi altra cosa. E cominciamo a farlo, direi. Che dite? Andiamo? Io direi di andare. Ok. Allora, per prima cosa prendiamo delle carte ed io sto utilizzando quelle di Eco Park My Favorite Easter che trovate nello shop anche di Spazio Battibaleno in vendita e cominciamo a fare il progetto perché è un po' lunghetto, mi raccomando. Allora, per prima cosa dobbiamo fare la struttura, questa qui, la scatolina praticamente con le quattro vetrinette trasparenti. Io scelgo questa carta qua per fare la struttura. E cominciamo con la taglierina a tagliare. La scatolina si compone di tre pezzi, perché siccome è grande, non sarebbe entrata tutta qua dentro. E quindi l'ho fatta in tre pezzi. Ho fatto una parte, la seconda parte e il tappo, dove poi andremo a posizionare il tetto. Quindi dobbiamo tagliare tre rettangoli che misurano 24,5 cm per 7,5. Quindi 24,5
per 7,5. Io faccio di qua, faccio prima 7,5. Per 24,5. E lo andiamo a cordonare sul lato da 25, da 24,5 a 8,5. A 8,5 e a 16. E poi a 24. Oddio, ho sbagliato a tagliare, scusate, scusate. 24,7,5, ve lo ripeto un'altra volta. 7,5 per 24,5. E cordoniamo a 8,5. 16 e 24. Poi un altro rettangolo che misura 24,5 per 9,5. E cordoniamo a 8,5 sul lato da 24,5, 8,5, 16 e 16. Io non sto capendo delle cose, scusatemi, perché mi sono veramente persa. Oh mio Dio. Ah, ecco, 24,5. E poi sul lato da 9,5 invece lo cordoniamo a 1 cm. Di qua e 1 cm di là, quindi 1 cm da tutte e due le parti. E abbiamo il secondo pezzo. Il terzo invece misura 9,5. Per 8,5 e quindi allora 9,5 per 8,5. E lo cordoniamo sul lato da 8,5 a 7,5 e sul lato da 9,5 a 1. Da ambo i lati, quindi uno di qua e uno di qua. Abbiamo fatto tutte e tre. Adesso dobbiamo creare le finestrelle. Allora,
Una va qui. Ripassiamo le cordonature un attimo. Su questo qui, l'ultimo che abbiamo fatto, dobbiamo levare praticamente gli angoletti. Così. E così. In questa maniera. Sul secondo pezzo che abbiamo fatto, quello 9,5 x 24,5, dobbiamo andare a eliminare la parte centrale, queste cordonature che purtroppo non si vedono bene, ma andiamo a tagliarle così. Non le vedo bene neanche io. Andiamo a levare questa parte centrale qua, questa. La tagliamo con le forbici. Anche dall'altra parte. Così. Adesso dobbiamo fare le finestrelle, queste qui, ok? Allora, io ho pensato di utilizzare una dima, perché non tutti magari hanno la fustella quadrata, e quindi ho pensato di fare appunto questo cartoncino che misura 5 x 5 cm, per creare la finestra e usarla come una dima, praticamente un template, e l'andiamo a posizionare verso il lato, perché poi questa qui sarà la base, siccome la base del carretto poi va infilata dentro. Se la facciamo troppo in basso, la finestra si copre, quindi la facciamo a 1 cm dal bordo, a circa 1 cm. La posizioniamo così, centrata a 1 cm più o meno. Con una matita andiamo a fare il segno. Così. E la facciamo su tutte e quattro i pezzi di carta che abbiamo tagliato, su tutti, in tutti alla stessa maniera, così. Io adesso vado a occhio, ma insomma, chi non è sicuro prenda le misure. Così. E su questo lo stesso. La posizioniamo centralmente. Così. E così. E poi con la taglierina, con il cutter l'andiamo a eliminare. Facendo attenzione a non tagliarvi. Chi ha la fustella può usare la fustella tranquillamente. Io la sto facendo a mano, così almeno vedete come funziona. Diciamo che questa qui della scatolina è la parte più complicata del progetto, perché il resto poi è facile da fare, da realizzare, non è complicatissimo. È questa, è la scatolina che è un po' più rognosetta, diciamo, ecco. Ok, una finestrella è fatta e facciamo le altre. Poi qua ci andremo a mettere nel retro ci andiamo a mettere il biadesivo
sottile, che avete senz'altro già preparato, giusto? E andiamo a mettere poi l'acetato e fare la finestrella. Due è fatto. Ecco qua. Passiamo all'altra. Avrei dovuto farlo sul retro della carta, però vabbè, non fa niente perché era un po', è un po' troppo colorata di dietro, magari non si vedeva bene. Manca poco, eh. L'altra finestrella è fatta. Io non leggo i commenti, spero che sto facendo qui. L'ultima e abbiamo fatto. Ci siamo, eh. Eccomi. Di solito sono abituata a fare le dirette con altre colleghe, per cui stasera mi sento sola. Ecco qua, a posto. Adesso con la matita levo un po' di segno che non mi piace, come è venuto. Ok. E prendiamo l'acetato. L'acetato dobbiamo tagliare. Ora ve lo dico perché non me lo ricordo. L'acetato dobbiamo fare 4 pezzi che misurano 6,5 x 6,5, perché l'apertura della finestrella è 5,5, quindi almeno 6 e mezzo va bene. Ok. Adesso l'acetato. Tagliamo 6,5 per 6,5, 4 pezzetti. E con il biadesivo lo incolliamo. Io uso il biadesivo, non uso la colla perché l'acetato è scivoloso, quindi non, secondo me la colla non è da utilizzare. Ecco qui 4 pezzettini. Prendiamo il biadesivo. Non trovo il punto, eccolo qua. Attacchiamo l'acetato. Praticamente fatta poi la scatolina, il resto è semplice. Ecco qua. Io non vedo se mi fate delle domande.
Ho l'altro telefono, ma purtroppo è un po' in differita, per cui non riesco a seguire bene. Ok. Ci siamo quasi, eh? Poi dopo i due pezzi andranno incollati a croce. Vi faccio vedere fra un po'. Ecco qua. Incolliamo l'acetato. Ecco qui. Pronto, la prima finestrella, la centriamo bene, attenzione che non vada sulla cordonatura, che sennò dopo non possiamo piegare, eh? Così. Ci vorrebbe invece di quello che usano i farmacisti per levare i talloncini dalle scatole delle medicine. Come si chiama? Lo spellicolatore? Non lo so. Un altro pezzettino di acetato. E uno è fatto, eh. Facciamo l'altro pezzo. Ok, ciao Rihanna. E vabbè, tanto rimane registrata, la vedi in ritardo, la vedi in differita, è uguale, la stessa cosa. Ecco qua. Questo non si leva. Ok. Ci siamo quasi. Voilà. Ultimo pezzettino. Ok. Adesso dobbiamo incollare a croce. Allora, dobbiamo mettere il pezzo questo con le alette, lo dobbiamo mettere sopra, così. Centrandolo su quell'altro, colla colla. In questo modo gli diamo anche un po' più di spessore al fondo dove andranno messi gli ovetti. Che la carta magari si rompe in questo modo, così evitiamo la rottura. Quindi incolliamo centralmente. Poi mettiamo la colla anche qua e qua. Così. Su queste alette.
incollare così. Comunque, cioè, vi ho dato la misura sbagliata perché ho tagliato male. Quindi spero che non lo state facendo il progetto, ma adesso rimediamo. Perché invece di 24,5 era 25,5, però io qua ho scritto male, ho scritto da una parte 25,5 e da una parte 24,5, quindi è 25,5. Mi dispiace, però rimediamo l'errore. Così. E così. Questo qui adesso doveva venire attaccato. Allora, quindi adesso rimedio in un altro modo. Faccio un pezzettino. Misura questo, scusate, ma quindi 8,5. Faccio una toppa io, voi non guardate questa cosa perché dovete prendere un'altra misura, dovete fare 25,5. Porca miseria. E vabbè. Ho fatto una toppa. Sono gli errori che poi si correggono senza dover buttare via tutto. Scusatemi. Ecco qua. Ho fatto la toppa. Perché questo qui, questo il tettino va incollato qui dentro. Ok? Quindi questa qui doveva essere la linguetta che stava lì sopra, però vabbè. Allora. Ecco fatto. E la scatolina è pronta. Adesso, ok? Adesso dobbiamo fare il tetto. Il tetto, non so se Elisabetta ve l'ha già condiviso, ma io ho fatto un template. Ci dovrebbe essere un PDF disponibile. E praticamente è un pentagono al quale poi bisogna levare uno spicchio. Ora vi faccio vedere come funziona. Io faccio in questa maniera il template, non lo taglio, non me lo ricopio sulla carta, ma lo metto direttamente sul foglio con un po' di adesivo rimovibile. Quindi io me lo attacco qua sulla carta che ho scelto per fare il tetto, lo attacco e poi con le forbici vado a ritagliare. Ritagliamo.
questa, praticamente è un pentagono disegnato in una circonferenza. Ok, poi dove ci stanno le tratteggiature andiamo a fare le cordonature, dove ci sta il taglio, il segno continuo andiamo a fare i tagli, quindi con il righello ed un bulino andiamo a ripassare le cordonature così. Queste sono poi le alette che ci serviranno per incollare il tetto alla scatolina. Ok, poi facciamo quelle che dal centro vanno verso in questa maniera. L'ultima. Ok. E poi tagliamo quello che non ci serve, perché questi sono 5, devono diventare 4, il tetto è fatto così a piramide. Quindi tagliamo questo pezzo qua fino al centro. Tagliamo così in questa linguetta che servirà per incollare. Ok, adesso possiamo levare, non rimane niente, ripassiamo le cordonature. Così. E abbiamo fatto anche il tetto. Questo poi andrà incollato così. Eccolo qua, il tettino. Visto? Che carino. Adesso, prima di incollarlo, io mi vado a praticare un pezzettino, fare un piccolo foro qua, così in questa maniera, con le forbici. Non credo che basti, perché qui dentro poi ci andrà messa la cannuccia che farà da asta per la bandierina, per il banner. Quindi andiamo a levare un pezzettino di... così, per metterci dentro la cannuccia, e andiamo a incollare qua su questa aletta che esce in fuori. Andiamo a incollare così. Ok, poi mettiamo la colla su queste alette del cerchio, della circonferenza, e lo andiamo a incollare al tetto, alla scatolina. Così. Con le alette ripiegate in dentro. Facciamo un po' che faccia la presa, la colla.
Io metto ora un po' di colla qui. E tagliamo a quanti centimetri, vediamo. 3,5 centimetri. A 3,5 centimetri andiamo a tagliare. La cannuccia. E questa è la scatolina. Ecco, adesso questa la lasciamo da parte, che faccia presa. Scusate se è mosso tutto. Ho dato una botta al filo. Ok, allora adesso dobbiamo andare a creare praticamente il carretto, quindi questa scatolina con questo davanzale in cui potete mettere i fiori come ho fatto io. Allora, per fare il davanzale, anzi no, dobbiamo fare prima la base del carretto. Per fare la base del carretto prendiamo un rettangolo di carta patterned che misura 17,7 x 11,7, quindi 11,7 per 17,7. E dobbiamo cordonare sul lato questo più lungo da 17,7 a 4 e a 8. E poi a 2. E poi sul lato invece quello da 11,7 sempre a 2, quindi 2 di qua, però solo su 3 lati, sui 2 lati, 1 e 2, tutti e due i lati a 2. Dove ci stanno le cordonature, la parte questa più larga, grande, dobbiamo fare in questa maniera: tagliare di qua sulla cordonatura fino all'incrocio con l'altra e smussare un po'. Poi dobbiamo eliminare questa parte, sempre seguendo la cordonatura, arrivare fino praticamente alla seconda cordonatura, ok, così, ma tagliare un pezzetto come da questa parte, quindi lasciare un paio di centimetri per fare l'altra aletta, così e così.
E lo stesso dall'altra parte, seguire la cordonatura. Tagliare fino alla seconda e poi non levarla tutta, ma lasciarne un pezzo, smussare. E praticamente anche il carretto è fatto. Adesso lo incolliamo. Mettiamo la colla sulle alette. Qua e di qua. Lo fermiamo con le mollettine per far prendere presa la colla e da quest'altra parte. Così. E poi mettere la colla anche qua. Praticamente io l'ho fatta in questa maniera per fare per dare un po' di più di consistenza alla carta, perché poi ci andrà attaccato il balconcino dopo e ripiegare così in dentro. Sarebbe caracollato, invece così ha un po' più di consistenza e questo entra perfettamente dentro. Ok? E anche questo è fatto. Adesso dobbiamo fare il balconcino, quindi per il balconcino dobbiamo prendere un altro pezzettino di carta patterned a vostra scelta. Io prendo il retro e dobbiamo tagliare un rettangolo che misura 11,5 x 6,5, quindi 6,5. Per 11,5. E cordoniamo su tutti i lati a 2 cm. Così. E così. Tagliamo per la cordonatura, smussiamo solamente quella che va interna. Così. Così. È chiaro per ora? Finora? Mi sembra di sì, eh? Che è facile. Quindi abbiamo fatto questa figura e andiamo a ripiegare all'interno così le alette, le incolliamo e abbiamo fatto il davanzale. Ok? Quindi andiamo a incollare una e due, prima una e poi l'altra.
anche quest'altra qua. Ok, ci siamo. Ci siamo. Aspettiamo un attimo che la colla faccia presa. E non mi si è tagliata bene con la... Ok, adesso lo andiamo a attaccare. Dove c'è questa parte più alta, la andiamo ad attaccare qua, in questo modo. E abbiamo fatto il balconcino. Ok, mettiamo la colla qui. E aspettiamo che la colla faccia presa. E praticamente abbiamo quasi finito. Mancano le ruote. Le ruote. Allora, le ruote io già le ho preparate, perché così almeno non vi tedio con... Non vi faccio perdere tempo, però vi faccio vedere come si fanno, come le ho fatte io. Ne dobbiamo fare 4. Quindi dobbiamo tagliare dal bazil un rettangolo che misura 19,5 x 8. Quindi 8 per 19,5. Ok, poi io uso questo perché faccio più svelta. Praticamente dobbiamo cordonare sul lato da 19,5 ogni mezzo centimetro. Io faccio con questo ed è la stessa cosa, praticamente un quarto di pollice. E dobbiamo cordonare ogni mezzo centimetro, andiamo a fare una cordonatura. Ok, lo faccio qui perché vado più svelta. Ogni quarto di pollice, se avete lo stesso attrezzo fate come me, altrimenti con la taglierina, col cordonatore, ogni mezzo centimetro. Ok, ci siamo quasi. Ecco qua. Ok, una volta che abbiamo cordonato, riprendiamo, se non l'avete fatto con la taglierina, riprendiamo la taglierina e ci tagliamo dalla parte da 8 4 strisce che misurano 2 cm l'una. Quindi a 2 cm andiamo a tagliare le strisce. Ho fatto così perché così, invece di fare ogni striscetta 4 volte, ne ho fatta una e mi sono tolta il pensiero. Così. E così. Ok, e abbiamo le 4 striscette che adesso andiamo a piegare a fisarmonica in questo modo. Preparatevi la colla a caldo perché
per fare la ruota, cioè per fermare questa cosa, questa spirale, ci serve assolutamente la colla a caldo, perché non mi fido della colla vinilica, anche se è resistente. Quindi in questa maniera andiamo a bloccarla. Un po' di colla a caldo qua e la chiudiamo. Ok? E così facciamo per tutte e quattro. Io già me le sono preparate, quindi ne ho fatta solamente una per farvi vedere come si fa. Poi, con un punch tondo di 3/4 di pollice, che sono più o meno 2 cm, andiamo a tagliarci 2 cerchietti per ogni ruota. Quindi sono praticamente 8 cerchietti, e l'andiamo a fare in questa maniera. Stringiamo e pieghiamo. Abbiamo fatto la ruota, mettiamo la colla a caldo così e mettiamo e blocchiamo, e lo stesso dall'altra parte, colla a caldo. E cerchietto. Ecco qua, abbiamo fatto la ruota, quindi andiamo a fare 4. Io già me l'ero preparata, però non le avevo bloccate. Stringiamo così, la teniamo ferma. Questa è la parte più difficile. La teniamo bloccata, colla a caldo, e il cerchietto la blocca. Colla a caldo e dall'altra parte. E 2 sono fatte. Io devo fare i cerchiettini, così almeno ce l'ho tutti. Ok. Stringiamo. Colla a caldo, fa subito presa. Se usassimo la vinilica non potremmo fare questo lavoro. Non avrebbe questa presa immediata la colla. E l'ultima ruota. L'ultima ruota del carro. Ok, ci siamo. No, manco per niente. Ok, e dall'altra parte. E anche questa è fatta. Adesso riprendiamo il carretto e andiamo a mettere praticamente qua, così, su
sull'angolino della base. Andiamo a mettere sempre la colla a caldo e ci incolliamo la ruota, che fa subito presa di qua. Metterle più o meno nella stessa posizione, così almeno non si sbilancia. Di qua e di qua. Ecco qua. Il carretto è pronto. Allora, che ci manca? Ci manca la bandierina, che vi faccio vedere come l'ho fatta. La bandierina, praticamente prendiamo un pezzettino di cartoncino. Ok. E allora, il banner è fatto così. Ho tagliato una striscetta di carta, non so quanto misura, vediamo un po', 5 centimetri, quindi 10 centimetri, 10 per 2, sì. Per 2 piegato a metà e l'ho incollato qui sul pennacchio con la colla. Facciamo la punta. Ok. E poi gli diamo la foggia di bandierina, così. Togliamo un altro pezzetto di cannuccia, perché questa non mi piace che esce fuori. Ecco qua. Ok. E poi io che ci ho messo? Ci ho messo il Buona Pasqua, che è una fustella della coppia creativa, sempre in vendita nello shop. Ok. L'ho sistemata così. Buona Pasqua. E poi qua nel vasetto, diciamo, voi ci potete mettere quello che volete, e io ci avevo messo dei fiori e poi intorno dei banner per abbellire qua,
dei piccoli banner fatti con le fustelle. Se non avete le fustelle, li potete fare voi tagliando. Dei triangolini così, potete metterli tutti intorno per abbellire le facciate del carretto. E praticamente il progetto è fatto. Possiamo metterci un po' di foglie. Io la incollo sempre con la colla a caldo perché fa presa subito. Ecco qui. Poi ho già tagliato dei fiori. Potete sistemare così. Voilà. Ci mettiamo qualche altra foglia. Ecco qua, il carretto è finito. Dai, non ci abbiamo messo tanto poi alla fine, su. Pensavo peggio. Scusate per l'errore che ho fatto prima. Speriamo che nessuno ha tagliato. Comunque vi ho fatto vedere come rimediare all'errore, volendo. Ecco. E questo si apre così. Mi si è incollata tutta la... No! Ah no, ecco. L'avevo messo male io. Così, ecco qua, in questa scatolina ci mettiamo i confetti, eccoli. Voilà. Carino, mi piace tanto. Domani casomai vi scrivo le misure precise, così almeno non vi sbagliate. Eccolo qua, vi piace, è carino, vero? Dire. Allora, il progetto è finito. Sì, è molto carino da regalare per Pasqua. Sì. E poi questo qui, una volta che abbiamo levato gli ovetti da dentro, può essere riutilizzato per qualsiasi altra cosa. È carino, vero? Sì. Mancano i banner, però vabbè, è bello anche senza banner. Allora, io riprendo il telefono così vi saluto, perché così non mi piace salutarvi.
Ecco. Combinato il guaio delle misure. Mannaggia. Perché se vi faccio vedere gli appunti, ho scritto 25,5, poi invece sulla figura ho scritto 24,5. Io guardavo la figura e non ho guardato quello che avevo scritto. E vabbè. No, grazie a te Elisabetta, grazie. Grazie di avermi prestato il tuo gruppo per questa diretta. Spero che il progetto vi sia piaciuto. E io lo trovo delizioso. Spero che lo facciate in tante. Voglio vedere le vostre versioni. E ci salutiamo. Se c'è qualcosa scrivetemi pure. Io sono Eleonora Baldassari, mi trovate. grazie mille. Grazie. Allora ci vedremo la prossima volta con un altro progetto. Dobbiamo stare a elaborare altri progetti così ci vediamo più spesso. No, davvero spero che questo progetto vi sia piaciuto. Non so se le inquadrature sono venute bene, ma non ho saputo sistemare il telefono. Non so perché. Io sono un'impedita con la tecnologia. E vabbè. Allora. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte. Grazie di essere state con me quest'oretta. A presto con il prossimo progetto, magari per la festa della mamma. Ci inventiamo qualche cosa. Grazie Marta, grazie Elisabetta, grazie Nadia, grazie a tutte. Grazie Giomi. Sì, mi dispiace di aver fatto quell'errore, però hai visto, vi ho fatto vedere come rimediare, come si rimediano agli errori. Ah, i due carretti, tutte e due li devo mostrare. Allora, un attimo, aspetta un attimo. Ve li faccio vedere tutte e due. Eccoli. Questo era quello che avevo preparato per la presentazione del progetto e questo è quello che abbiamo fatto stasera. Eccoli qua. Si vedono? Uno e due. Eccoli qua. Oddio, si è sbracata la. Ecco. Si è levata la bandierina. Voilà, tutte e due. Sì, gliele passo farò proprio il tutorial scritto, così lo passo a Elisabetta, mi ci metto domani mattina e faccio un file e lo mando a Elisabetta così le può condividere sul gruppo. Sì, vediamo un po'. Ecco. Ok. Non puoi girare il telefono durante la registrazione, dice. Pensa un po'. Ho letto adesso. Ok, con i miei carretti vi saluto.
Ciao, buonanotte. Grazie a tutte. Ciao, ciao, ciao.